Si conoscono oramai tutte le sinergie tra carte presenti in Keyforge? Siamo certi che non ci siano delle combinazioni che aspettano nell'ombra, pronte per essere azionate ai danni di chi se le vede giocare contro? E se così fosse, quali sono queste famigerate unioni che potrebbero fornire una lettura diversa di quel mazzo che avete messo su uno scaffale a prendere polvere? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Navigando in rete negli ultimi giorni, andando alla ricerca di qualche informazione utile per captare eventuali segnali di un ritorno imminente del nostro amato gioco di mazzi unici al mondo sul mercato, mi sono imbattuto, per puro caso, in uno dei tanti articoli creati per Timeshippers, il blog dedicato a Keyforge gestito da Aurora Inara, che ha preso in esame la seconda parte di un tema che è stato trattato a fondo anche qui sul canale. Sarà proprio di questo articolo, scritto dal buon John Ziegler, che parleremo quest'oggi, andando a scoprire altre 10 sinergie in Keyforge che forse non conoscevate. Andiamo a dargli un'occhiata. La prima combinazione di carte vede l'unione tra l'azione sauriana, Decadenza, e l'orso pescatore di Casa Selvaggi, Vecchio Paddy. Sicuramente la creatura selvaggia, con il suo effetto, potrà rappresentare una grossa minaccia, soprattutto se giocherete un mazzo con molte creature. Raccogliendo semplicemente, infatti, se la marea sarà alta, potrete scartare 3 carte dalla cima o dal fondo del mazzo, per poi giocare ogni creatura scartata in questo modo una alla volta. Nei turni successivi, però, potrebbe capitare che la scelta di altre fazioni più incisive nei turni di gioco che state affrontando vi costringeranno ad ignorare l'utilizzo del Vecchio Paddy, diminuendo la possibilità di controllare la board e di conseguenza la forgiata avversaria in modo più rapido. Per questo la carta Decadenza verrà in aiuto, dato che potrete scegliere Sauriani ed attraverso l'utilizzo dell'azione andare ad esaltare per poi ripristinare ed utilizzare il pescatore sfruttando appieno il potenziale di questa combo. Se poi nel mazzo avrete 2 copie o più di Decadenza, in un solo turno, se sarete fortunati, avrete piazzato sul terreno una board da impressionare anche l'esercito più feroce dei Brobnar. Ci sarà un'altra sinergia simile a questa, che utilizzerà il primo effetto della carta Federazione Stellare, Unità o Discordia, con l'unica differenza che potrete utilizzare eventualmente l'Orso dei Selvaggi una sola volta per turno, dato che l'unità non andrà a ripristinare alcuna creatura. Altro binomio interessante sarà l'utilizzo dell'Orso Minore, sempre con Decadenza, procurandosi 2 raccolti in un turno solo al costo di una sola esaltazione. O ancora posizionare il piccolo cucciolo selvaggio vicino al Paddy per poi utilizzare Decadenza sul primo, ottenendo così il massimo risultato da entrambi i servitori. Seconda sinergia vedrà l'azione di Casa Federazione Possiamo Vincere Tutti sposarsi alla perfezione con la conosciutissima Trapianto Dimensionale. Avete presente il Brig? Il mazzo che con scissione binata più Trapianto Dimensionale faceva incetta di ambre avversarie dopo la forgiatura? Bene, questa è la versione minore. Minore per 2 motivi. Il primo è che queste carte appartengono a case diverse, Federazione Stellare e Logos, e la seconda è dipendente dalla prima, ovvero serve un abilitatore per poterla far funzionare, e quindi una terza carta come ufficiale Radio Kirby. Questa combo funzionerà al meglio solo quando il vostro avversario starà per forgiare con almeno 7 ambre nella sua riserva. Il turno prima della creazione della chiave potrete infatti utilizzare Possiamo Vincere Tutti per diminuire il costo delle chiavi in gioco per poi, attraverso l'effetto di Kirby, impiegare il trapianto per prendersi tutte le ambre che avanzeranno dopo la forgiatura avversaria. In più, il costo delle chiavi sarà diminuito di 2 anche nel vostro prossimo turno,
quindi potrete pareggiare subito il conto se vi ritroverete agli inizi o nel bel mezzo della partita, o chiudere l'incontro grazie alle ambre accumulate gentilmente concessevi dal vostro rivale. Combo simile potrà essere quella tra il trapianto ed il meccanico titano, ma in quest'ultimo caso il pro sarà che, essendo una accoppiata tra due carte della stessa casa, sarà più facile poterla utilizzare, mentre per il contro l'avversario potrà avere la possibilità di rimuovere il servitore Logos dal campo di battaglia e quindi riportare il costo attuale da 5 a 6 ambre necessarie per poter forgiare. La Federazione Stellare offre il prossimo binomio tra Esegua e Conoscere il Territorio. Queste due carte sembra che siano state create per lavorare assieme. Con Conoscere il Territorio, infatti, potrete guardare le prime tre carte dalla cima del deck e riposizionarle nell'ordine che vorrete, pescando infine una carta. Ora, dopo aver pescato, conoscerete di sicuro quali saranno le prime due carte presenti sulla cima del mazzo e a quale casa apparterranno. Bene, andando ad utilizzare Esegua, potrete nominare una casa, mostrare la prima carta del deck e, se avrete azzeccato a quale fazione apparterrà la carta mostrata, potrete pescarla ed innescare l'effetto di Esegua nuovamente. Nominare una casa, che a voi ripeto sarà nota, far vedere la carta in cima al mazzo, pescarla ed innescare di nuovo e così via a lungo andare, fino a quando non sbaglierete a dichiarare una casa che corrisponderà alla carta che andrete a rivelare. Questa accoppiata di sicuro sarà un modo eccellente di aumentare le risorse che potrete avere in mano pronte per essere giocate, o semplicemente per andare a ciclare il deck andando a recuperare elementi utili alla strategia di gioco che avrete intenzione di mettere in atto e o che potranno supportare al meglio i vostri turni futuri. Combinazione Made in Sanctum, proveniente da ondata oscura, vede Sir Beaver fare coppia con il baluardo taurino. Con un solo punto di attacco, Sir Beaver non è proprio il più forte dei Sanctum in termini offensivi, mentre al contrario è uno dei più dotati in termini difensivi, avendo la bellezza di 5 punti armatura. Ora, pensandoci bene, come potrebbe una creatura così piccola intimorire dei giganti Brobnar, dei militari perfettamente addestrati di casa Sauriana o degli spaventosi demoni di Dis? La risposta arriva grazie al supporto del baluardo taurino, che fornendo assalto ai suoi vicini permetterà al Sir di attaccare con la bellezza di 3 punti senza subire alcun danno. Se poi i baluardi saranno 2, i danni da 3 saliranno a 5, rendendo Beaver uno dei flagelli più pericolosi presenti sul campo di battaglia, soprattutto contro creature fastidiose con elusione, che dopo il passaggio dell'alieno cavaliere diverranno cenere. Unica pecca sarà che, sì, Beaver offrirà provocazione a due servitori che, guardandoli, non avranno poi tutto questo gran bisogno di essere messi al sicuro, ma questo contro non è minimamente paragonabile al devastante potere che otterrà il piccolo servitore della fazione degli Angeli Corazzati, che finalmente potrà tuonare a pieni polmoni «Combatti con me, codardo!». E guardando quello che potrebbe diventare, di sicuro scappare innanzi al suo cospetto potrebbe essere una delle prime opzioni da tenere seriamente in considerazione. Effigie di Meleruk, più non si butta via niente, vede la quinta combinazione di carte. Già nota ai più, questa sinergia poche volte l'ho vista entrare in campo, anche perché l'artefatto Insondabili, dopo aver soddisfatto le sue condizioni di innesco, si trasformerà in una creatura con ben 100 punti forza. 100! Ma essa non avrà altro che un grande potere, perché di suo, oltre che a combattere, potrà solo raccogliere. Nient'altro.
Ma che schifo di carta allora! Sì, se presa singolarmente. Se invece ci accompagnerete l'azione di Casa Selvaggi, non si butta via niente, ecco che vi ritroverete con tutto il mazzo in mano, pronto per essere letteralmente scaraventato addosso al vostro avversario. Perché? L'azione di Casa Selvaggi cita testualmente: distruggi una creatura amica, pesca un ammontare di carte pari alla metà della forza di quella creatura, arrotondando per eccesso. Quindi, distruggendo l'effigie, pescherete la bellezza di 50 carte. Ma vi fermerete a 36, dato che il numero di carte in un mazzo di Keyforge sarà proprio 36. Quindi, con l'intero mazzo in mano, potrete comodamente scegliere quale casata giocare, e una volta presa la decisione, non vi basterà altro che investire il vostro rivale con tutta la furia offensiva di cui disporrete. Se poi avrete la possibilità di utilizzare carte come Forgia di Dati o simili, in combinazione magari con Pensarci due volte, potrete forgiare due chiavi in un solo turno, avvicinandovi agilmente verso la conclusione del match. Anche senza key cheat, non credo avrete difficoltà a concludere una partita in scioltezza, dato che avrete tutte le risposte che l'unico potrà offrirvi letteralmente a disposizione. Diciamo che Meleruch e Non si butta via niente rappresentano la versione più lenta e goffa di Generosità marziana e Furto della chiave che formano i temibili Genka di AoA. La sesta sinergia è quella che vedrà Aiuto dall'Io Futuro accompagnarsi con il Ricercatore dello Ziggs. Con l'azione di Casa Logos avrete la possibilità di andare a cercare un viaggiatore temporale sia dal mazzo che dalla pila degli scarti. Risolto l'effetto per intero, l'aiuto si ritroverebbe ad essere l'unica carta presente nella pila degli scarti, dato che quest'ultima è stata rimescolata nell'unico. Ciò potrebbe essere un problema, visto che qualche infornace avversaria potrebbe essere in agguato dietro l'angolo. Con l'aiuto del Ricercatore dello Ziggs, però, potrete, grazie al suo effetto gioco, archiviare la prima carta dalla cima del mazzo o proprio dalla pila degli scarti, che in questo caso nello specifico sarà per l'appunto l'aiuto dall'Io Futuro, salvandolo dalle grinfie del demonio Dis e posizionandola negli archivi, pronta per essere utilizzata all'occorrenza. Sia chiaro che in Keyforge anche gli elementi presenti negli archivi non saranno mai realmente al sicuro, vista la presenza di Disania e altre carte che agiranno su quella zona del campo di battaglia, ma queste ultime andranno a distruggere e non a depurare, quindi sempre meglio negli archivi che nella pila degli scarti. Ancora una coppia di carte prodotte dalle file del Sanctum. Il tenente Gorvenal e lo zelota di Giselhart combatteranno fianco a fianco in questa settima sinergia. Il tenente è un buon elemento di controllo Ambra, dato che catturerà ogni qualvolta una creatura amica combatterà, ma essendo un servitore che non entra pronto, il suo effetto non potrà essere attivato una volta giocato, a meno che non si abbiano altri soldati lucenti pronti alla battaglia. E se non dovessero esserci truppe angeliche sul campo? E, aggravando la situazione, se il vostro avversario si ritroverà in check per la sua terza chiave? In questi casi lo zelota farà al caso vostro, dato che l'umano di suo entrerà pronto, adirato ed armato fino ai denti. Grazie all'effetto di quest'ultimo servitore, Gorvenal potrà finalmente catturare Ambre dall'avversario, magari vietandogli di forgiare. Se poi avrete più di uno spirito sul terreno, con un solo combattimento potrete letteralmente dimezzare le riserve del vostro rivale, creandogli problemi non da poco.
andiamo nei sobborghi del Crogiolo, visitando Casa Ombre, che ci proporrà l'artefatto Bisca Clandestina in combinazione con il Libro di Lekiu di Federazione Stellare. L'artefatto dei ladri e furfanti del Crogiolo permetterà ad inizio turno di chiamare una casa e di seguito mostrare la prima carta del mazzo che, se apparterrà alla fazione menzionata, vi farà guadagnare 2 ambre. Al contrario, se sbaglierete, ne perderete 2. Il Libro di Lekiu, invece, vi permetterà di rivelare sempre la prima carta del deck e se essa non sarà Federazione Stellare, la casata della carta che avrete mostrato diverrà la casa attiva. Come possono quindi queste 2 carte incontrarsi tra loro? Questa combinazione ha 2 risvolti, che però saranno positivi in entrambi i casi. Il primo sarà scegliere Federazione Stellare, innescare la bisca clandestina e rivelare la prima carta. Se la scelta risulterà giusta, avrete guadagnato 2 ambre, che male di sicuro non faranno. Il secondo scenario, invece, vedrà che sbaglierete, perdendo 2 ambre. Ed è proprio in questo momento che il libro potrà entrare in azione, calcolando che conoscerete in anticipo, grazie alla bisca clandestina, la casata della prima carta del mazzo, che non essendo federazione, vi permetterà di giocare 2 fazioni nello stesso turno. Quindi, sia in un caso che nell'altro, di sicuro ne trarrete un profitto. La penultima sinergia vede la celebre Bad Penny in tandem con l'artefatto di Casa Dis a Calappia Anime. In realtà questa non è una combo dettata da un binomio, ma da un trinomio. Perché? Immaginate di avere sul campo la Calappia Anime e Bad Penny in mano. Una volta entrata dovrete avere qualcosa per distruggere il servitore ombre, farlo tornare in mano e guadagnare un'ambra grazie all'artefatto Dis. A tale scopo ci sono già le innumerevoli risorse di Casa Ombre, come Lago Cercatore o la Scarica Nervina. E se vi proponessi un cannone automatico Brobnar? Il suo effetto permanente cita testuali parole. Dopo che una creatura è entrata in gioco, infliggile un danno. In questo modo voi potrete scegliere ombre ogni singolo turno e giocare solamente la Penny dalla mano che una volta entrata in campo verrà distrutta dal danno del cannone e vi permetterà di guadagnare un'ambra grazie all'effetto della Calappia Anime. Ripetete per 6 volte questo procedimento ogni singolo turno per vedere sul volto del vostro avversario un'espressione di smarrimento come mai se ne sono viste. Siamo giunti infine alla 10ª combo, tutta Brobnar. Il caotico percussionista di guerra entrerà in coppia con la miglioria Cuore di Fenice. Ho visto il percussionista fare davvero dei grossi danni in un mazzo dell'Arcontessa, che avendo una straordinaria sezione Brobnar con il capotribù Ganger e altri giganti annessi, ogni volta incideva in modo decisivo sulle sorti di un incontro. Fortunatamente l'azione Cuore di Fenice non è stata sorteggiata dal sistema di creazione degli unici per finire all'interno di quel deck, altrimenti sarebbero stati davvero dei guai di dimensioni apocalittiche. Il procedimento in tal caso sarebbe stato questo. Si giocano i propri servitori Brobnar innescandone effetti ed abilità. Si cala il percussionista. Si riprendono in mano tutti i servitori Brobnar, percussionista escluso. Si equipaggia il Cuore della Fenice al percussionista. Si rigiocano i servitori Brobnar ripresi in mano e magari, se avrete un capo tribù, lo andrete a piazzare proprio vicino al percussionista, che verrà ripristinato per poi andare a schiantarsi contro un qualsiasi muro avversario. Distrutto in combattimento, si attiverà la miglioria, che invece di far finire il goblin nella pila degli scarti, lo riporterà nella vostra mano,
per poi infliggere 3 danni ad ogni creatura in gioco, andando a danneggiare i vostri giganti, che conoscendoli avranno in genere sicuramente più di 3 punti vita, distruggendo magari qualche servitore avversario fastidioso con elusione. Ma del danno ricevuto dalle vostre creature vi interesserà poco, dato che potrete rigiocare il percussionista per ripetere ancora una volta la sfilata di mostri Brobnar, che attiveranno ancora le loro abilità. Al posto del Ganger, poi, potrete tranquillamente avere anche un guanto del comando, se vorrete optare per un artefatto, o, se non avrete nel mazzo né il capotribù né il guanto, dell'azione Pugno, che infliggerà danni sufficienti al percussionista per dare inizio a tutta la catena di eventi. Calcolate che, molto probabilmente, il percussionista rientra nella categoria troppo forti per essere in 2, e di conseguenza credo che l'algoritmo abbia limitato la presenza del Goblin nei vari mazzi unici ad una sola copia. E meno male, direi, con la multipresenza di questo servitore in un deck, molto probabilmente sarebbe nato un nuovo archetipo di mazzi. Ma questa è una storia alla What If, che magari un giorno potrà vedere la nascita di una serie dedicata qui sul canale. Di solito queste sinergie si nasconderanno alla vista, mostrandosi solamente quando capiterà l'occasione di giocarle. Rispolverate quindi i vostri mazzi invecchiati per spulciarne le liste ed andare ad individuare tra i vari nomi alcune di queste combinazioni davvero micidiali, che vi permetteranno di avere in mano le redini della partita, recando fastidi notevoli al vostro avversario, che faticherà a starvi dietro. Dettate i tempi del match, sorprendendo colui o colei contro il o la quale state giocando e la vittoria sarà assicurata. E voi, avete nei vostri mazzi alcune delle combo che abbiamo trattato in questo contenuto? E quante di queste conoscevate già? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanella per restare aggiornati sulle nuove uscite settimanali, lasciare un like e commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.